Lo stretching aiuta tantissimo, ma purtroppo deve essere fatto in maniera continua e in maniera costante e non ci si può aspettare risultati dopo pochi giorni. Non pensavo che il primo video dopo le vacanze sarebbe stato relativo agli infortuni del podista amatore, ma torniamo qui sul canale per raccontare con Cristina, che avete già visto per la sindrome del piriforme, Cristina che ho incontrato a Livigno, con la quale ho corso diversi giorni partecipando alla vacanza stage di Running for You. Ho anche fatto qualche video con Cristina. Oggi la mia carissima amica ci racconterà in maniera dettagliata come comportarsi nel caso in cui un podista amatore avesse una fascite plantare, video che sarà diviso in due parti anche perché era fondamentalmente troppo lungo. In questa prima parte racconteremo che cosa produce la fascite plantare, come prevenirla, e invece nel secondo video descriveremo quali sono gli esercizi che vi consentono di debellare fino in fondo la fascite plantare. Nel frattempo voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io vado come al solito a bermi un coffee, ciao! Oggi parliamo della fascite plantare e raccontaci brevemente che cos'è. La fascite plantare è una delle cause più comuni di dolore al tallone. Di fatto si tratta di un'infiammazione della fascia plantare, che è una banda di tessuto elastico che va dal tallone fino alla testa dei metatarsi. Questa struttura ha un ruolo fondamentale nel cammino proprio perché mantiene l'arcata plantare e di conseguenza assorbe il peso del corpo durante il passo, quando il piede appoggia a terra. Se tocchiamo il piede in questa zona possiamo percepirla, avvertiamo una struttura elastica che nel caso di fascite diventa particolarmente dura e particolarmente dolente. È una patologia molto comune fra chi pratica il running o comunque per coloro che fanno sport in cui prevale la corsa, come il basket, il calcio, eccetera, proprio perché la struttura della fascia viene sollecitata durante l'appoggio del piede a terra. E invece, Cristina, quali sono i sintomi della fascite plantare? I soggetti colpiti da fascite plantare descrivono il dolore proprio sotto l'arcata del piede o anche a livello del tallone, spesso irradiato anche lateralmente e medialmente. Questo dolore non è quasi mai presente quando noi siamo a riposo, quindi quando il piede non poggia a terra, mentre è molto fastidioso quando si ha appunto la fase di appoggio durante il cammino o durante la corsa. Il dolore si sviluppa gradualmente e si presenta soprattutto la mattina al risveglio, quando appoggiamo il piede a terra, oppure quando stiamo seduti a lungo e dobbiamo ripartire con il cammino. Può verificarsi da entrambi i piedi, ma mai contemporaneamente. Come fare ad appurare la diagnosi? Allora, per quel che riguarda la diagnosi, è importantissimo che venga effettuata da uno specialista. Nel caso specifico è importante la visita specialistica ortopedica proprio per verificare la sede del dolore. A seguito di questo si possono eseguire anche delle indagini strumentali, la più comune delle quali è la radiografia in carico ed un'eventuale risonanza magnetica. La radiografia in carico è fondamentale proprio perché può documentare un piede cavo o la cosiddetta spina calcaneare, della quale spesso sentiamo parlare. E invece, Cristina, che cos'è questa spina? Ecco, la spina calcaneare viene così definita proprio perché la fa sembrare una spina, ma in realtà niente altro è che una calcificazione.
Questa calcificazione si crea proprio perché esiste e persiste un'infiammazione della fascia a livello dell'inserzione sul tallone, soprattutto a livello mediale. Quindi le ripetute tensioni, sollecitazioni in questa zona infiammata creano questa calcificazione che viene definita appunto spina calcaneare e che è ben visibile radiograficamente. Invece quali sono le cause e i fattori di rischio? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che invecchiando la fascia plantare ovviamente tende a perdere elasticità e quindi non riesce più ad allungarsi bene. Diciamo che la fascite plantare può insorgere a seguito di diversi fattori, spesso fattori che sono tra loro combinati, quali ad esempio fattori anatomici. Ci sono persone che hanno un piede conformato in un certo modo, per esempio come nel caso del piede piatto, del piede o del piede cavo, e questa tipologia di conformazione del piede di per sé porta già a uno squilibrio durante il cammino, e questo protende più facilmente alla fascite, quindi alle infiammazioni delle strutture che stanno intorno alla fascia plantare. Il sovrappeso, come sempre, lo sovrappeso e obesità. Abbiamo detto anche l'attività sportiva, in particolare l'attività che va a sollecitare l'arco plantare, la corsa e le attività che prevedono la corsa. E poi, non ultimo e non da sottovalutare, anche calzature scorrette, quali ad esempio calzature con suole sottili oppure tacchi troppo alti, perché in questo caso si favorisce la retrazione del tendine d'Achille. E invece, Cristina, qual è secondo te il miglior trattamento possibile per la fascite plantare? Domanda da 100 milioni di dollari. In realtà ci sono due tipologie di approccio per trattare la fascite plantare: un approccio conservativo e un approccio chirurgico. L'approccio chirurgico è sicuramente l'ultima spiaggia e purtroppo ad oggi non di grande successo, tant'è che parliamo del 50% di risoluzione del problema con l'intervento chirurgico. L'approccio conservativo è sicuramente l'approccio che viene utilizzato di più e comunque il primo tentativo con una patologia di questo tipo. Essendo una patologia con cause meccaniche, il trattamento ovviamente è volto alla riduzione della tensione a carico della fascia plantare. Questa tensione può essere ridotta in diversi modi. Abbiamo detto utilizzando per esempio delle calzature adeguate con un tacco intorno ai 3-5 cm, porre eventualmente una talloniera all'interno per mantenere uno spessore al di sotto del tallone, utilizzare delle scarpe adeguate anche per esempio durante la corsa, non usurate e con una buona ammortizzazione. Altri interventi che possono essere effettuati durante la fase acuta possono essere interventi utilizzando le terapie fisiche. La più famosa terapia fisica utilizzata è sicuramente il laser e le onde d'urto. Oltre a questo possono essere utilizzati i classici farmaci antinfiammatori, anche se in questo caso non hanno una grande azione, oppure infiltrazioni con collagene. Molti chiedono dei plantari. Per quel che riguarda il discorso plantari, è un discorso lungo. Di fatto il plantare viene utilizzato nel momento in cui c'è una struttura alterata del piede. Quindi se abbiamo un piede con un valgismo, se abbiamo un piede cavo, un piede piatto, allora in questo caso possiamo eventualmente utilizzare dei plantari che devono essere fatti in maniera adeguata da professionisti esperti. Sicuramente uno dei trattamenti fondamentali per la fascite è lo stretching. È il primo consiglio che sia l'ortopedico che il fisioterapista danno al paziente
paziente che soffre di questa patologia, quello che bisogna tenere presente è che lo stretching aiuta tantissimo, ma purtroppo deve essere fatto in maniera continua e in maniera costante, e non ci si può aspettare risultati dopo pochi giorni. Volevo chiederti invece sulla prevenzione. Soprattutto per i runner, la cosa che mi sento di dire innanzitutto è di utilizzare sempre delle scarpe non sfruttate e abbastanza ammortizzate, soprattutto quando si fanno per esempio tanti chilometri. Nella vita quotidiana non utilizzare mai delle scarpe con delle suole piatte o tacchi troppo alti. E ultimo elemento, questo vale sempre, cercare di controllare il peso corporeo, perché l'obesità e il sovrappeso vanno a incidere negativamente sull'arco plantare e sulla fascia. Va bene Cristina, grazie mille. Adesso andiamo all'interno a fare i famosi esercizi, perché qua si congela Livigno, ormai siamo quasi a 0 gradi. Grazie ancora, a dopo. Grazie a te, ciao.